Ciao a tutti, ragazzi! Oggi io e Piccettino vi portiamo su Morgan Lost Le Origini, le nuove origini, scusate, numero 6 fresco fresco di uscita. È uscito il, ve lo dico subito, 25 giugno 2024. Ed eccolo qui. Costa 4,90 Formatone Morgan Lost. Quindi un po' più grandicello di un Bonelli Standard. 66 pagine. E contiene una singola avventura. Che però sono due. Ve lo spiego peggio tra non molto. Ora mi metto un po' più giusto e ne parliamo. Che vi devo dire? Io partirei da questa copertina di Fabrizio De Tommaso. Un Morgan Lost ogni due mesi è troppo poco per godere così poco dei capolavori di De Tommaso. Questa è decisamente una delle copertine più evocative che ci siano su Morgan Lost. Se non cogliete la citazione, beh, ragazzi, forse dovreste mettere su Google. E dare un'occhiatina, secondo me, se prendete l'immagine la spostate su Google, secondo me vi escono un paio di cose che dovreste riconoscere quasi subito, ma non vi dirò altro. È comunque tanta roba, davvero tanta, tanta roba. L'unico dettaglio forse è che mi sembra un filo scura, non so se è la stampa della copertina, quindi proprio la fase di stampa che l'ha portata a essere un po' più scura rispetto a quello che forse avrebbe giovato. Oppure se effettivamente è stata proprio una scelta di scurire così tanto. Infatti diciamo che appoggiata si perde un po'. Dovete andare proprio vicino e guardarla. Secondo me forse la stampa la scurita un po' troppo. Soprattutto sul lato del crapoccione di Morgan. Ma raga è tanta roba. Cioè una copertina così è una maglietta. È un poster. È un puzzle da montare. Magari un filo più chiaro. Però tanta roba. Cioè io veramente chapeau. Andate in edicola oggi e guardate le copertine che trovate lì. Ditemi se questa non spicca. Apro e chiudo parentesi, ditemi se la trovate soprattutto, perché ho notato che il buon vecchio Morgan non è così tanto facile da trovare. O arriva un filo in ritardo e questo, diciamo, è anche un po' endemico in casa Bonelli, cioè io leggo Bonelli da quasi 40 anni ormai, no, meno di 40, 35 anni e più o meno mi trovo sempre a situazione di in quell'intorno escono e quindi su quello ci fai un po' il callo però raga, Morgan è difficile, alcune dicono proprio mi dicono che non gli arriva e quindi è un po' difficile perciò fatemi sapere se l'avete trovato e poi fate questa prova che vi dicevo vedrete come nella sfilza di roba appoggiata lì questa spicca e spicca tanto ma tanto ma proprio tanto Fabrizio del Tommaso, chapeau, chapeau nell'arte classica tra l'altro complimenti Abbiamo un'introduzione poi di Claudio Caverotti che ci spiega un po' questa storia. Allora, tra due mesi già si anticipa un qualcosa della storia futura che sarà molto particolare con un tema di grande attualità e sono molto curioso. Però già intanto qui ci spara una, una presentazione su questa storia che divide in due la storia cioè come se avessimo primo e secondo tempo di un film inizio e poi parte due è una cosa molto particolare ed è molto interessante tra l'altro proprio cambia il registro tra i due è una cosa interessante proprio spiega molto bene il concetto tipo dal tramonto all'alba ecco che Sarà proprio l'esempio che vi riporterà Chiaverotti qui dentro. E in effetti è così, ci sarà proprio questo qualcosa che giocherà, ma ne parliamo meglio dopo. Quindi un'introduzione molto interessante, molto introduttiva direi. Claudio Chiaverotti non lesina mai nel suo cervellino le sue idee e di spiegarci un po' quello che intende, quello che vuol fare. Quindi applausi anche in questo caso. Partiamo, partiamo con due disegnatori diversi che non dico siano all'opposto, ma che comunque hanno delle belle differenze nel tratto proprio per differenziare abbastanza, senza snaturare, la, la storia che si divide in due. Il primo è Francesco Francini, che si occupa di farci, di farci conoscere sia, um, come si dice, sia. Eternity, eh, scusa, come si chiama infinity? O riuscirò a pronunciarlo prima o poi? E Priscilla B, che sono le due nostre protagoniste di questa storia, oltre ovviamente a Morgan, no? E ce le introduce e ce le rende molto reali la caccia a un serial killer, come è giusto che sia, quindi qui troviamo un Morgan che viene coinvolto. Vediamo un po' questo lato showbiz e politico conservator scemo da parte di Priscilla B, che è veramente la classica bambolona col sorriso stampato, ma di quelle che mamma mia, l'effetto che ti dà è quelle persone Molto spesso lo associamo alle ragazze civettuole, quelli fai vedere una forchetta e ridono. Ecco, questo fondamentalmente c'è tipo una parese è sempre dietro a ridere, trova sempre il buono in tutto. Però si è sposata con questo politico che è un estremista, tanto che andrà ad un certo punto a litigare con Regina, sì, la, la nostra poliziottona, per motivazioni stupide. E quindi fondamentalmente vediamo questi, questi personaggi. Infinity invece sì, è sì, Infinity, Infinity. Non so, Mi viene sempre eternity perché ho appena letto di pilota. Però è Infinity. Dicevo, Infinity è praticamente una. È praticamente una persona normale. Normale, con le sue problematiche di salute, di accettazione del proprio corpo perché è molto, molto sovrappeso. E. Secondo me, qui c'è anche un po' una critica a questa rivalutazione del sovrappeso. Che secondo me è un po' un problema. Non è che bisogna essere spaventati, ma dopo certi limiti bisogna alzare dei warning. Ecco, io la metterei così: essere cicciottelli, lo dico per esperienza personale, è normalissimo. Ci può stare, andare oltre un limite, no. Quindi anche qui secondo me si arriva un po' a fare questo tipo di, di chiacchierate, di, di pensieri anche di un perché. Ovviamente questo però è misto a queste uccisioni, a questo serial killerame che gira, che come al solito vediamo, mm, vediamo crescere e vediamo che Morgan ne, ne prende diciamo, le, le redini per andare, a, um, come si dice, per andare ad indagare. Tra l'altro è molto interessante, io questo non me lo ricordavo ragazzi che eh, le sexy news, io non me lo ricordavo proprio, eh, che le sexy news hanno una prima fase dove annunciano i delitti, eccetera. Poi quando il, con il terzo delitto si diventa ufficialmente un serial killer, si passa al bollettino di Lindy Kiss. Io non me lo ricordavo che ci fosse questa gerarchia all'interno delle sexy news, lo scopro un po' adesso, ma magari mi ricordavo male. È interessante eh, perché ogni tanto butta queste pennellatine anche nel contorno, il buon Chiaverotti, a me fa piacere. E questa prima parte, che dura esattamente la metà dell'albo, è... Giusto per entrare anche nel mondo chiaverottiano, è la parte più realistica, se vogliamo dirla così: della caccia al serial killer, del Priscilla e Infinity che si uniscono diventando un qualcosa. E facendo questa piccolo spoilerino: fuga. Con Morgan, che nella seconda parte dovrà inseguirle, cioè la prima parte è una indagine vera e propria con uno uh, svelare i personaggi, svelare i loro ruoli, svelare anche i loro doppio giochismi, le loro personalità più o meno disturbate. Alla chiave Rotti qui c'è proprio il marchio di fabbrica. E con Morgan che indaga, quindi questa prima parte è quanto di più classica caccia al serial killer possiate trovare, però con tante sorprese perché alla fine. Abbiamo un bel quadro, un bel quadro disegnato magnificamente. Quindi questo non ve l'ho detto, ma vedete delle tavole che passano. La seconda parte invece, disegnata da Ivan Zoni, o Zoni, Zoni, Zoni penso si pronuncia così, l'accento lo metto lì, ok? Poi cordonatemi se lo dico male, è invece quella leggermente diversa. Ovvero, i protagonisti rimangono gli stessi. Il registro di Chiaverotti cambia. E lo vediamo da subito perché parte con una scenona onirica. Che è vero che è un marchio di fabbrica, ma qui la scena onirica è più, più estrema, diciamo. Morgan prosegue il suo inseguimento della coppia in fuga, quindi Priscilla e Infinity, e ci troviamo a vedere loro due, come si rapportano, dove stanno andando, quali sono le idee, e, um, e un po' il, il concetto che hanno loro due di fuga. Ecco, con Morgan che insegue, Morgan le insegue. Morgan si trova ad avere a che fare con... Uh, ancora, ancora con l'indagine, perché sta ancora indagando, però si trovano a connettere dei pezzi leggermente diversi. E qui il registro della narrazione cambia, perché si va più sul magico, più sul, uh, fan, sul fantasioso, diciamo, soprattutto in virtù di questo finale, che è più che un finale, è una sorta di... Um, contro finale Chiaverottiano mascherato, ecco, mettiamola così, in cui qualcosina cambia e vediamo come non come finiscono queste due donne in fuga, un po' Telma e Luis de Noaltri, e cosa succede sul finale, chi succede sul finale, non voglio farvi spoiler, ma è un finale che vi lascia molto, molto basiti, fondamentalmente. Perché? Perché ti porta a entrare in una... Situazione imprevedibile con un Morgan che ci arriva lì e che deve affrontare ovviamente il, um, affrontare la situazione. Come l'affronta? Beh, in parte la subisce, in parte l'affronta e il finale sarà, non dico sconvolgente, però spiazzante come Chiaverotti sa fare. Quindi esperimento riuscito di questo doppio taglio. Sono stati molto bravi i disegnatori a, penso, coordinarsi tra di loro, ad avere indicazioni corrette per mantenere un'omogeneità nei tratti delle protagoniste di Morgan. Beh, Morgan ovviamente perché è il personaggio principale, ma le protagoniste no. E quindi hanno mantenuto comunque questa bella omogeneità di fondo. Il risultato è un esperimento per me riuscito, che in un certo qual modo, in un certo qual modo potrebbe anche essere una buona introduzione a Morgan Lost. Per chi magari non l'ha mai letto, perché si trova tutte le anime morgallostiane incluse. Ovvio non c'è il discorso della continuity, e quello in parte è anche buono per chi vuole entrare adesso. Dall'altra parte abbiamo una grandissima um, possibilità di vedere le sfaccettature di Claudio Chiaverotti all'interno di Morgan Lost. Quindi possiamo vedere assolutamente quello che eh, che contiene Morgan Lost, cioè un'indagine quasi hardboiler per certi versi, con le esagerazioni splatter, ma nemmeno così tanto esagerate, perché sono comunque mirate, più le divagazioni onirico-fantastiche che a volte ci sono, a volte non ci sono, a volte si mischiano le due cose. Ecco, questo albo rappresenta, secondo me, un po' queste anime morgallostiane. Quindi, dal mio punto di vista, oltre ad avere una copertina spaccamascella, oltre ad avere degli ottimi disegni, oltre ad avere una bella storia, è pure un buonissimo, buonissimo punto per entrare e provare Morgan Lost, in cui si può vedere queste anime che si fondono nel personaggio. Quindi, secondo me, Infinity, come dice il titolo, è davvero un albo infinito. Faccio i miei complimenti e come ho detto in altri social, per me, uno ogni due mesi. Un po' poco, tornate mensili dai. Tornate mensili, ve lo chiediamo gentilmente per adesso. <ride> no, scherzi a parte. L'importante è che Morgan ci sia sempre. Sei all'anno, ce li facciamo andare bene. Se la qualità è questa, sempre e comunque. Intanto, edicola per i prossimi due mesi. Quindi, ancora tutto, ehm, ancora tutto luglio lo trovate. Infinity Morgan Lost, nuove origini numero 6 in edicola per tutti voi.